Benissimo, allora, corso di Python per Data Scientist. In realtà sarà più un cercare di dare le basi di quelli che sono gli strumenti tipici del mondo della Data Science, quindi dell'analisi dati, del machine learning, in realtà di tanti contesti anche pratici. Farò alcuni esempi, ad esempio, che derivano dal mondo delle immagini, quindi librerie più simili a Pillow o legate alla colorimetria, insomma, adesso le vedremo proprio avanti. Allora, stiamo intanto dicendo un attimo. Benissimo. E, per chi non mi conosce, sono Elia Giacobazzi, sono di formazione un matematico, laureato magistrale. Di professione sono un libero professionista, ho cioè una mia azienda, faccio consulenze, robe del genere. Diciamo che il mio settore riguarda un po' la data science. In realtà sono più verso il settore del machine learning, però faccio un po' di tutto, quindi con diverse quindi tutto machine learning, Python come linguaggio principale, un po' di tecnologie web, cioè un po' di tutto, diciamo. Sono presidente di Conoscere Linux, quindi se mi sgarrate con la roba amministrativa, i pagamenti, mi venga a prendere a casa. Ok, il primo logo ovviamente è quello dell'associazione, il secondo è quello della mia ditta, ma penso che non gliene freghi niente. Nessuno in questo contesto? Ringrazio Sandro Grandi di Digital Dreamers per le slide, che sono state la base di quelle che... di quello che vedrete, e quantomeno come contenuti, fondamentalmente sono state riportate all'interno di un notebook Jupyter in modo che possa avere il codice eseguibile in tempo reale. Adesso comunque lo vedrete. Infatti sono un po' più grezze rispetto alle slide classiche, ma abbiamo dell'altro potenziale. Data Science. Ho cercato 5 minuti su Wikipedia che cos'è un Data Science, anche perché il termine negli anni è diventato abbastanza confuso. E si sta arrivando più o meno a una definizione univoca a causa delle aziende e a chi deve assumere di data scientist, ma diciamo che questa è quella più sensata che ho trovato, e lo scopo di data scientist è quello di organizzare e analizzare grandi quantità di dati. Per l'appunto è un tipo di figura che è nata a causa dell'esplosione di questioni come big data, l'analytics, ma intendo più l'analisi dei dati in senso lato, problemi legati all'automazione e al machine learning. Questo perché, per l'appunto, una volta i calcoli si facevano a manazza su un foglio di carta, poi c'erano dei team che erano specializzati nel fare i calcoli in maniera distribuita e poi si è arrivati a usare i computer. E oggi come oggi analizziamo moli di dati talmente grandi che sono nate figure pensate appositamente per gestire queste mole di dati digitali. Il data scientist è una di queste figure, quantomeno quella che guarda più la parte magari più teorica, più di modellistica, di progettazione. Python cosa c'entra? Se fino a, diciamo, 10-15 anni fa la maggior parte delle librerie di riferimento, che ad esempio mi hanno fatto studiare a me in università, erano quasi tutte le librerie proprietarie o sistemi proprietari, come poteva essere MATLAB, come poteva essere certe suite di calcolo, che so, per la fluidodinamica, per altri contesti. Negli ultimi anni le librerie open source, e in particolare tutto quello intorno al mondo Python, sono esplose. E soprattutto negli ultimi anni, con il consolidamento delle librerie per il deep learning, Python è diventato de facto l'ambiente di sviluppo ottimale per chi vuole approcciarsi al mondo dell'analisi dati, del machine learning e compagnia varia, soprattutto se non parte da una base informatica. Anche perché se devo concentrarmi su analisi dati, non ha senso che io debba perdere tempo a gestire i puntatori di C. È vero che C va più forte, io mi devo focalizzare sui dati, e Python in questo funziona molto bene. Molti, qua vedete alcuni link a, diciamo, associazioni, gruppi, enti, adesso non mi è mai stato chiarissimo cosa sono, tipo Nonfocus,
che è un aggrega, aggrega tutta una serie di progetti Python, di Python legati a questo mondo qua. NumPy, per l'appunto, è la libreria che vedremo stasera, e Pandas è un'altra libreria importante che vedremo nelle prossime lezioni, e poi giunto SciPy, Scikit-learn, che invece sono delle librerie, cioè, NumPy è per l'algebra lineare e la gestione di array di dati. Pandas serve per gestire dati, diciamo, più strutturati, simili come struttura a quelli del mondo SQL, diciamo, ma con Pandas si può fare anche molto di più, anzi forse troppa roba. E SciPy e Scikit-learn invece sono proprio librerie legate al calcolo scientifico, quindi più legate magari a algoritmi di machine learning, di elaborazione dati. Sono librerie tra l'altro massicce. E, tra l'altro le librerie Scikit, c'è Scikit-learn per il machine learning, ma c'è anche Scikit-image o qualcosa del genere, ad esempio per il mondo delle immagini, c'è tutta una serie di suite per varie situazioni. Per chi non è avvezzo a installare roba Python, tutte le librerie che vedremo nelle prossime lezioni si possono installare tramite pip, che è il package manager ufficiale di Python, in maniera molto semplice, pip install NumPy, pip install Pandas, pip install SciPy, ma quando si tratta di librerie scientifiche si tende a preferire gli ambienti come Conda. E Anaconda o Miniconda, se volete, non volete avere un 800 megabyte di dipendenza quando installate il pacchetto, diciamo, è un package manager alternativo che però ha. È partito? È un package manager alternativo per Python che ha, diciamo, non è quello ufficiale Python, ma ha dei vantaggi. Ad esempio, su Windows, fino a qualche anno fa, c'erano delle librerie che per poter installare con pip dovevi compilarle su Windows. E Anaconda forniva già dei precompilati, quindi facevi conda install e ti trovavi già il pacchetto pronto. Mentre pip era un po' un problema. E oggi, diciamo, si riesce ad installare quasi tutto, poi io, non usando più Windows da un po' di anni, non sono così aggiornato, quindi magari in realtà, che so, TensorFlow ancora oggi va compilato su Windows, non lo so. E mi sembrerebbe strano, ma è possibile. Conda, diciamo, bypassa questo problema, però ha una gestione un po' diversa. Chi preferisce uno, chi preferisce l'altro, fa un po' voi, poi se nel caso, se ci rimane un po' di tempo, faccio vedere dai siti più o meno come si fa a installarli e tutto. Velocemente. Bene. Partiamo con NumPy. NumPy per l'appunto è una libreria per il calcolo numerico, Numerical Python per l'appunto. Subito avanti. Ora, questa sarà forse la lezione un po' più rognosa, perché NumPy in effetti è una libreria molto specifica, ma è la base formale e di sintassi di tante altre librerie. Pandas utilizza pesantemente NumPy per alcune cose e la sintassi si assomiglia molto, anche perché alla fine usa NumPy, comunque utilizza dove possibile la sintassi standard di Python. E PyTorch, che è il secondo logo che vedete lì, è una libreria per il deep learning. Ci sono degli esempi, ovviamente, non sono sicuramente gli unici. È una libreria per il deep learning e la sintassi di TensorFlow è la stessa identica di NumPy, praticamente. Quindi, sapendo usare gli array di NumPy, è praticamente immediato passare ai tensori scusate, PyTorch. E il terzo esempio, anche se il logo l'ho trovato così l'altro giorno, è la libreria Pillow, che per l'appunto è la libreria che viene utilizzata su Python per gestire le immagini, quindi foto, in generale immagini raster, quindi non quelle vettoriali o simili. La cosa interessante di Pillow è che ha internamente salva la struttura dati probabilmente come un array, analogamente a quello che fa NumPy. E infatti ci sono delle chiamate standard quando si utilizza un oggetto di Pillow che permettono di passare da un oggetto Pillow a un oggetto di NumPy in maniera praticamente nativa. E questo penso sia fatto per un motivo di efficienza, poi non conosco i dettagli interni, però è facile passare da un mondo all'altro. E
Dopo avrò anche qualche esempio che vi cercherò di far capire il perché dico queste cose qua. Mi serve a me, se no gli esempi non ne funzionano neanche uno. E qua vedete il potere di Jupyter. Queste slide qua sono dinamiche, cioè viene eseguito del codice in tempo reale praticamente. Quando vedrete delle celle con di solito con l'interno bianco, quello è codice Python e sotto vedete l'output. Quando metto delle print o sull'ultima cella. Chi non ha mai usato Jupyter lo invito a esplorare quel mondo lì perché i notebook Jupyter permettono di scrivere codice in maniera molto più dinamica e immediata. E questo chiaramente diciamo, è un plugin per fare le slide. Jupyter di solito è una struttura diversa che do un. Oddio. Faccio vedere al volo la situazione. Sono tante celle e ogni cella ha. È codice eseguibile, tra l'altro si può eseguire prima una cella, poi un'altra, poi tornare indietro, si possono fare varie cose. E probabilmente se coi tempi siamo, cioè se recuperiamo un po' di tempo nelle tre lezioni, questo potrebbe essere una robina da guardare alla veloce. Comunque torniamo alle slide. Quindi vedete del codice in tempo reale e potrò modificare degli esempi. Il corso è lo stesso sistema che tra l'altro utilizza Zomparelli per il corso Python from Zero to Hero e gli altri che ha fatto. Allora, qua come vedete, questo è il comando per importare la libreria. NumPy normalmente non si importa direttamente con import nome della libreria, ma lo si rinomina come NP. Questo perché viene utilizzato talmente tanto spesso NumPy per richiamare delle funzioni e quant'altro che hanno preferito dare una versione compatta. C'è chi preferisce usare il nome intero e mi attengo a quello che diciamo, è diventato un po' lo standard. E in questo momento abbiamo la versione 1.23.4. Non me ne frega niente, ma volevo essere sicuro che non fosse esploso tutto sotto. Benissimo. Allora, perché NumPy? NumPy, a differenza delle strutture native di Python, dà dei vantaggi. E poi adesso ci arrivo. In particolare, gli end array hanno una struttura dati efficiente, e adesso vi spiego perché. Questa slide. Comunque, diciamo che NumPy permette di gestire grossi mole di dati in maniera molto efficiente. Questo per grazie a come è stato costruito l'end array, grazie al tipo di operazioni disponibili all'interno della libreria. E chiaramente da tutta una serie di funzioni legate al mondo dell'algebra lineare e soprattutto, a differenza di altre situazioni, NumPy sotto usa codice C o Fortran. Quindi fondamentalmente quando io vado a fare dei calcoli tra oggetti NumPy, molto spesso lui di nascosto sotto i calcoli li fa direttamente con del codice C precompilato. Quindi tutto quello che di solito è la critica che si fa a Python legato all'efficienza e alla velocità, con NumPy viene bypassata perché la parte di calcolo pesante viene fatta in un altro modo, quindi con del C o addirittura con del Fortran, che era il linguaggio di programmazione che era anni fa era il linguaggio nativo dove fare calcolo matriciale, calcolo vettoriale, tutto. Per l'appunto, la struttura dati principe di NumPy sono gli end array. Ora, chi ha già usato Python conosce liste e tuple fondamentalmente. E in Python, come sapete, le liste possono essere composte da oggetti di natura diversa. Una lista in Python di solito si tende a farla con oggetti tutti omogenei, quindi solo degli int, solo dei float, solo delle stringhe e quant'altro, ma nessuno ci vieta in Python di fare una lista composta da numeri, stringhe, oggetti generici e poi di nuovo degli interi. Di solito è buona prassi quando si ha un oggetto di questo tipo farlo con delle tuple, ma dipende molto dal contesto, dal caso d'uso. Tra l'altro nessuno di questi codici qua dà degli errori, a Python piace tutto. Gli end array sono degli oggetti diversi. Allora, a parte che per inizializzarli la cosa più semplice è utilizzare una lista e poi farla mangiare a NumPy, gli dirà semplicemente che è un array con dentro gli stessi oggetti di prima, e dice bella roba. Però ad esempio già se si provasse a dargli in pasto una roba del genere, comincia a succedere della roba che non va proprio bene. In particolare,
In questo caso ha convertito gli oggetti intero in stringhe. Questo perché, posso tornare indietro, in un PI, in un ND array, i dati sono omogenei, ovvero un array contiene solo oggetti dello stesso tipo, quindi solo degli int, solo dei float, solo dei bool, solo delle stringhe, anche se poi lì sono più dei char. Pensate, per chi conosce il mondo C, C++, i tipi di dato, cioè i tipi di una variabile in C. Un NAND array è composto da tante celle composte da oggetti dello stesso tipo, esattamente come gli array in C. Fondamentalmente, sotto sono degli array in C. Tutta questa manfrina qua per dire stiamo lavorando in Python con gli array in C. Perché si fa questa roba qua? Perché un array in C non è altro che una sequenza di oggetti tutti uguali. Quindi sono tutti uguali, occupano la stessa dimensione sul disco. In particolare, se io prendo un int 8, è un int a 8 bit. Ogni elemento dell'array mi occupa 8 bit. Quindi se alloco un array in C di lunghezza 10 a 8 bit, sono 80 bit di spazio occupato e posso muovermi usando semplicemente dell'algebra, dei calcoli. In Python, per avere invece una struttura con oggetti di natura completamente diversa, devo fare una porcheria, che non è una porcheria, ma è semplicemente una struttura diversa, che è quella delle liste. E la lista è un mondo completamente diverso. Posso mettere dentro quello che voglio, o accedo agli oggetti in maniera diversa, posso fare tante cose belle e simpatiche, ma perdo in efficienza, perché se io non so la dimensione da allocare prima devo farlo volta per volta. Nella pratica una lista non è altro che una catena di oggetti dove ogni oggetto linka quello successivo. Voglio scorrere la lista, devo scorrermi tutta la lista pezzo per pezzo. Un'immagine più significativa? Sì. Prossimo giro che farò sto corso la farò. Allora, per l'appunto, discorso di efficienza. Allora, parlo di efficienza, però poi non vi ho fatto provare questa cosa qua. Allora, la prima riga genera, tramite una delle funzioni di NumPy, e magari prima di lanciarlo ve lo faccio vedere. Si può vedere. np.arrange fa quello che fa il range in Python standard. Sapete che range di 5 vi darebbe i numeri da 0 a 4, però va usato nei cicli for, non vi genera una lista. In questo caso genera un array e per l'appunto genera i numeri da 0 a 4. Sopra invece abbiamo un range, quindi anche qua in questo caso genererai un array di numeri da 0 a 10 alla sesta, che è 1 milione. Quello sotto fa un range da 0 a 10 alla sesta, l'ultimo non compreso ovviamente. E poi lo converte in lista perché voglio generare lo stesso oggetto ma con i due sistemi. Adesso vediamo subito il perché. Genero i due oggetti. E con la prossima lista. Allora, quello che vado a fare adesso è praticamente vado a raddoppiare tutti i valori nella mia prima sequenza, li butto in un'altra variabile result, lo faccio 10 volte e calcolo il tempo di esecuzione. Usando le strutture di NumPy, ci ha messo, qual era quello da guardare? Totale. 30 millisecondi. Se io lo faccio con la struttura di Python, adesso anche un attimo, 700 millisecondi. E più le dimensioni degli array e degli oggetti con cui andiamo a lavorare sono grandi, più la situazione degenera. Questo perché Python è flessibile, comodo, ci fa fare delle cose in maniera smart e veloce, ma non è pensato per essere super efficiente. NumPy, nelle cose per cui è stato pensato, è fatto in modo di essere il più efficiente possibile. Se lo rieseguo probabilmente poi calano ancora i tempi, ma perché usa della cache e non ci interessa. Però questo è il concetto. Quindi pensate di dover lavorare su database con decine di milioni di righe di numeri per
da moltiplicare tra di loro, calcoli, eccetera. Cioè, le schede video fanno dei calcoli matriciali a ignoranza, praticamente. Più questi calcoli vengono fatti in maniera efficiente, prima completiamo i calcoli. Benissimo Jupiter, ma poi ogni tanto. Allora, vabbè, cominciamo a definire un po' come sono fatti. Allora, una prima nozione importante è che NumPy, gli array di NumPy lavorano in un mondo multidimensionale. Si può fare anche con le liste di Python, però di solito si usano solo in sequenza. Invece NumPy nasce nativo per gestire. Cosa vuol dire? Ora, normalmente la maggior parte delle persone si fermano a 1 o 2 dimensioni. Aspetta, che è un grafico, cioè io posso vedere dei dati in fila o posso vedere una matrice, fondamentalmente. In realtà in NumPy si lavora anche in 3, 4, 5, 7 dimensioni, quello che si vuole, anche se è più una roba un po' tecnica. Un oggetto unidimensionale è un oggetto, è una sequenza, fondamentalmente. Una roba che potremmo rappresentare mettendo semplicemente in fila gli oggetti che abbiamo. Un oggetto bidimensionale è una matrice, una tabella, fondamentalmente. E chiaramente tutto con dati omogenei, cioè sono tutti int, sono tutti float, ogni quadratino è dello stesso tipo degli altri, ma magari con dati diversi. Questo è per rappresentare il fatto che con NumPy posso gestire anche strutture dati più complesse, dove ho più dimensioni. E ci ho messo il cubo di Rubik perché fa vedere il fatto che ho una struttura dove posso muovermi sulla X, sulla Y e sulla Z, su tre assi. Praticamente ogni strato è una matrice, ma ho un'altra dimensione su cui giocare. Ora ripeto, molto spesso non si va oltre a queste due tipologie di dimensioni, ma ci sono tanti contesti in cui si usa questo. Ad esempio, le immagini sono salvate con un oggetto tridimensionale, perché un'immagine è composta da un insieme di pixel e ogni pixel è composto da, quindi ho una griglia due dimensionali di pixel, ma ogni pixel è composto da tre numeri, il rosso, il verde e il blu. E quindi ho un oggetto bidimensionale che esce in una terza dimensione. E quindi giusto quello che l'unico modo che ho di rappresentarlo è tramite un oggetto cubico, volumetrico. Lo shape è la tupla che, con shape si intende di solito la tupla con cui si passa questa informazione a NumPy in fase di generazione. Ad esempio, la funzione range che avevamo visto prima, giustamente genera un oggetto monodimensionale. Io qua gli andassi a chiedere qual è il suo shape, poi shape è quello per trovare il valore, ma delle tonde ovunque, per l'appunto. Se io chiedo all'oggetto risultante da np.arrange che dimensioni ha, mi dice che è lungo 15 su una sola direzione. Esempio un pochino più furbo. Allora, ok. Questo è un altro esempio, sempre sequenziale. La funzione randint, ci torniamo dopo, ma se genera dei numeri casuali, fondamentalmente. In questo caso gli ho detto di crearmene 15. E lui mi ha creato di nuovo una sequenza ordinata di 15 numeri generati casualmente. In questo caso da 0 a 10. Il primo parametro mi dice qual è il numero massimo che può generare randomicamente. Col size gli dico quanto è lungo l'array. Se volessi generare una matrice, sempre con randint, lo posso fare usando sempre il parametro size. E per l'appunto, come vedete, i dati sono distribuiti in questo caso in una forma bidimensionale, quindi come una matrice. E la print è abbastanza furba da farcelo vedere in quel modo lì. Una volta non era così, una volta vedevate tutto questa roba qua sparpagliata lungo la riga. Una mazza. Notare che se io tolgo la parte dell'array, di per sé questa qua è la stessa struttura che otterreste facendo una lista di liste, fondamentalmente. E infatti in Python si userebbe questa roba qua. Usassimo il Python classico. E si può fare anche tridimensionale.
esempio, proprio se generassi, ad esempio, adesso lo faccio di uni, però un'immagine ha una struttura di questo tipo. Devo fare un'immagine di 4 pixel enorme. Chiaramente non posso rappresentare un oggetto tridimensionale dei caratteri in un foglio. Quello che vedete qua praticamente sono i singoli strati del cubo, quelli che dicevo prima. In questo caso sarebbero. Come ne ha fatti tre? Ah, perché dovevo. Ok, in questo caso sono tre strati, 4x4. Come dicevo prima, gli array di NumPy contengono dati omogenei. Il tipo di dato che posso inserirci dentro rispecchia fondamentalmente i tipi di dato tipici del chip, per esempio int, che può essere int 8, int 16, 32, che definisce il numero di bit che vengono utilizzati a livello di memoria per salvarlo. Questi sono gli interi. E consegno, ci sono gli uint che sono quelli senza segno, unsigned, i float sono i numeri con la virgola, diciamo, complex sono i numeri complessi, e poi ci sono i booleani, ci sono gli oggetti che sinceramente è meglio evitarli, e, se non per casi molto specifici. E anche le stringhe, l'Unicode, ci sono dei casi in cui vengono utilizzati, ad esempio per chi fa linguistica computazionale, questa roba qua salta fuori spesso, perché loro lavorano con dei caratteri, con delle stringhe, con delle parole, però si va più su dei casi specifici. Normalmente chi usa NumPy lavora molto con i float, perché per l'appunto si tende a lavorare con molli di dati, sono di solito dei numeri con la via, cioè dei numeri reali, misurazioni, insomma, le misurazioni di un sensore o che ne so. Gli int, se si lavora con le immagini, anzi gli uint, per esempio la codifica RGB, ad esempio, utilizza per ogni canale colore si utilizzano numeri da 0 a 256. Quindi, per l'appunto, con degli uint 8 si riesce tranquillamente a rappresentare un'immagine. Dove? Messo. Ok. Io ad oggi non ho ancora visto una slide di una presentazione che non abbia qualche typo da qualche parte. Infatti lo dicevo solo perché così. Hai fatto benissimo. Ok, per l'appunto. Display, vabbè. Allora, per l'appunto. Io posso, quando genero un array di NumPy, dirgli che tipo di dato utilizzare. Once genera semplicemente un array di 1, tutto qua. NP once di 5 genera un array di 5 uni, nulla di più, nulla di meno. Gli dico di generarlo con di type int. Tra l'altro adesso utilizza, si possono utilizzare direttamente i tipi di dato di Python per specificare i tipi di dato classici, tipo int deve essere tipo int 32, mi sembra. Faccio come si faceva una volta, int 32, 64. No, ho deciso che gli errori me li da solo a casa mia, perfetto. E comunque. Facendo in questo modo qua, lui mi genera un array di 5 valori, tutti uguali a 1, di tipo int, e infatti me li rappresenta come gli int di Python classici. Queste sono rappresentazioni, ovviamente. Se dico che di usare i float, lui mi genera per l'appunto dei float, lo vedete perché c'è il puntino qua di fianco. Nota che se volessimo creare un esempio un pochino più significativo, genera un array a manazza, tipo 1,2,3,5,5. Qua.
qua chiaramente ha scelto lui un D-Type, che andiamo a vedere qual è, però ovviamente lui andrà a prendere un D-Type che sia il più possibile compatibile con quello che ha. In questo caso c'ha degli int e un float, e l'unico modo per salvarli tutti è usare un float. Se aggiungessi ad esempio una stringa, probabilmente mi trasformo tutti quanti in stringa, infatti non so come altro fare. Però io posso forzargli la mano, quindi dire ok, questo qua che c'ha un float, quindi deve fare tutti in float, ma posso anche dirgli guarda, non me ne frega assolutamente niente, voglio salvarli come Win8. E lui li salva come degli interi, chiaramente approssimando dove non può fare diversamente. Questo ad esempio a me è capitato di usarlo spesso quando avevo dei dati che arrivavano da un algoritmo di machine learning, da dei dati presi sul campo, ma andavano salvati come numeri interi, perché magari il risultato era un'immagine. E in computer vision spesso magari hai parte delle immagini in formato classico, ma passandole dentro degli algoritmi ti butta fuori un bagaglio che ha dei numeri con la virgola. E a un certo punto devi fargli fare un passaggio di questo tipo. E quindi è abbastanza normale, viene fatta un'approssimazione in questo caso. E giusto per completezza vi faccio vedere quello con lo string qua, ma mi è poco per l'appunto, posso anche dirgli fammi di uno, però me li fai come string. Legato all'unico, non ci interessa niente. Bene. Passa anche avanti. Chiaramente posso convertire da un tipo all'altro anche una volta che ho già generato il mio oggetto. In questo caso, per l'appunto, creo un array di uni, in questo caso anzi una matrice, scusate, e quando c'è l'asterisco davanti la riga commentata non viene eseguita, quindi qua viene prima generato il mio array di tipo int, e infatti vedete che qua devo io, se prima di stamparlo gli chiedo a scanso di equivoci in Jupyter l'ultimo oggetto che viene richiamato viene stampato a video, non è magia, di solito si farebbe con un print questa roba qua, se fosse uno scriptino Python. Su Jupyter ho il vantaggio che l'ultimo oggetto che viene scritto nella cella viene stampato secondo la sua rappresentazione, e per l'appunto se gli dico di convertirlo, in questo caso uso array.stype float, adesso l'oggetto è di tipo float. Chiaramente per fare questa operazione qua lui ha dovuto creare un nuovo oggetto, un nuovo array, allocando la memoria per dei float e buttarlo dentro, in questo caso la stessa variabile, ma l'altro oggetto si sarà perso nel nulla probabilmente. Posso anche fare questa cosa qua, non cambia niente come rappresentazione perché abbiamo dei dati abbastanza gnocchi, ma in questo caso sta per salvare questi bellissimi uni, sta occupando e 32 bit invece di quello che è il default. Poi in punto int 64. Se io uso int mi crea un int che occupa 64 bit, che per l'appunto è dovrebbe essere la precisione del processore che ho sul mio computer. L'architettura, scusate. Va bene. Adesso abbiamo già, in realtà già visto vari esempi. Creare un array, si può partire da dei dati esistenti, si può utilizzare delle funzioni di sistema. Ad esempio, io posso, partendo da un oggetto Python classico, tipo un range, che normalmente se io misura range è un oggetto perché non crea automaticamente i valori all'interno, ma nel momento in cui vengono richiesti lui comincia a generare i numeri, è un iteratore concettualmente. Posso convertire in lista, appunto. Quello che ci interessa a noi è che da un oggetto, diciamo, iterabile di Python posso passare a un array, appunto. Io potrei anche usare un range con le altre sue notazioni, quindi farlo prima da 3 arrivare fino a lunghezza. Oppure usare le funzioni di Python, di NumPy, tipo la range, che è l'equivalente di range pensato per NumPy. Abbiamo già visto varie volte.
Questo invece per chi, ad esempio, lavora molto con grafici, funzioni matematiche, eccetera, è più interessante perché, magari, un esempio più concreto, l'in space praticamente genera una suddivisione omogenea di un intervallo tra numeri reali. Ad esempio, voglio avere una suddivisione dell'intervallo 0,1 in questo caso 10 parti, lui per l'appunto mi dà 0, 0, 1, 1, 0, 2, 2, eccetera, eccetera, eccetera. Se magari becco un numero tipo 11, dovrebbe darmi una suddivisione un pochino più leggibile. Ecco qua. 0, 0,1, 0,2, perché devo usare 11 perché chiaramente ho entrambi gli estremi. È il motivo per cui in informatica si usa lo zero e si evita la parte finale, i conti vengono più facili. E se voglio usare invece le nozioni matematiche e creare delle suddivisioni, queste cose qua non ce le scriviamo, purtroppo. Ok, volendo posso anche farlo tipo da. Dovete pensare, ai numeri da 0 a 1, qua ho creato una suddivisione a delle tacchettine praticamente. Questo è quello che si utilizza tra l'altro per fare grafici di funzioni o robe così, anche perché noi non possiamo rappresentare una funzione matematicamente perfetta, ma facciamo sempre delle approssimazioni, anche perché poi a un certo punto arriviamo ai pixel, quindi non ci sfuggiamo. Qua per l'appunto voglio una matrice di 1 e di 0, ho delle funzioni apposta. Ad esempio, se io faccio così, mi crea una. 0 se mi genera una matrice tutta di zeri del tipo che gli dico io. Once fa la stessa cosa con gli uni. Cosa mi serve sta roba qua? Quando si lavora con delle matrici, io da qualche parte devo partire, quindi molto spesso le matrici vengono definite partendo da vengono inizializzate. Quindi se devo fare dei calcoli matematici, spesso magari parto da una matrice di 1 e poi la trasformo e la modifico per quello che mi serve. In alcuni casi parto da zero, addirittura c'è un'altra casistica che non ho messo, che è la empty. Questa è particolare. Type. Questa novità. Cambiata. Me l'hanno cambiata, maledetti. Cambiata. Ok, niente. L'empty veniva utilizzato soprattutto tempo fa perché se io voglio avere una matrice poi da riempire io manualmente, che senso ha che la genero e poi perdo tempo a riempirla di uni? L'empty generava proprio dello spazio vuoto, però a quanto pare adesso di generare una matrice comunque di uni, vedete che hanno usato dei default o qualcosa. Niente. Una cosa carina che all'epoca era. Dei numeracci orribili dentro. Va bene così. Veloce. L'AI è una cosa matematica, possiamo lasciare stare. Ok, arriviamo al punto interessante. E chiaramente io di scrivere dei dati, sì, bello, posso scrivermi dei dati, posso guardarmeli, ma non me ne faccio di nulla. Quello invece che mi interessa fare è farci delle operazioni sopra. Le operazioni classiche, quindi io posso effettuare delle operazioni usando gli operatori classici di Python, come somma degli interi o dei float, ma in questo caso quello che succede è che se ho due oggetti con lo stesso shape, l'operazione viene applicata punto per punto. Ovvero, ad esempio, se io faccio. È un gran esempio, ma diciamo, creo un array di dimensioni 3 e 4. Array più array cosa farà? Lui prenderà in questa matrice 3 per 4, cella per cella farà la somma della prima matrice con la somma della seconda matrice. Ve l'ho spiegato malissimo, ma quello che viene è fondamentalmente questo. Prima posizione faccio, anzi, magari facciamo. Quello che succede è che sommo prima posizione con prima posizione, ottengo 2, seconda posizione con seconda posizione, ottengo 2 e avanti così. Stessa cosa succede con la per,
infatti adesso verrà una matrice di tutti i uni, una matrice che 1 per 1 fa 1, non rende, anche qua non rende più di tanto, però e, ad esempio con la meno ottengo 0. Posso effettuare delle operazioni booleane, in questo caso quello che ottengo è un array booleano che mi dice se la condizione è verificata in quella particolare posizione, essendo due array uguali chiaramente l'uguaglianza sarà sempre vero, una disuguaglianza sempre falso. Questo è un residuo. Quindi posso effettuare tutte le operazioni classiche e posso effettuare i... ci sono delle operazioni aggiuntive nate, essendo una libreria nata per il calcolo numerico, la prima operazione nativa di questo tipo di oggetti qua è l'operazione è la moltiplicazione matriciale, che non è una moltiplicazione punto per punto, ma è una moltiplicazione definita, è la moltiplicazione riga per colonna, ovvero il prodotto tra una matrice e un'altra matrice di stesse dimensioni compatibili si fa moltiplicando tutti gli elementi della riga iesima con la colonna j-iesima, e si somma quello che c'è lì. E va bene, un bel formulone che non ho messo comunque. Dare un'idea. In questo caso la matrice A è una matrice con gli uni sulla diagonale, la matrice B è una matrice di tutti 1. Se facessi il prodotto normale, giustamente cosa succede? Che dove ho uno da entrambi i lati ottengo 1, dove ho 0 da una delle due parti ottengo 0. L'operazione matriciale invece, dato che la matrice diagonale è diciamo, l'identità per questo tipo di moltiplicazione, si riottiene la matrice di partenza, anche se la andassi a modificare otterrei sempre quello là. È un calcolo comunque specifico, considerate che le schede video questa roba qua la fanno continuamente, fondamentalmente, tutto quando devono elaborare, eccetera, o questo o le altre tipi di operazioni. E la moltiplicazione matriciale si può fare così, si può fare con un altro tipo di sintassi, o da Python, mi sembra 3.5 giù di lì, con la chiocciola in viola, perché non so come gestirla. Esattamente come la lista in Python, posso accedere agli elementi usando le quadre, quindi per l'appunto là ho creato i numeri da 0 a 9, se accedo al terzo elemento, 0, 1, 2, 3, ottimamente. E quindi esattamente si può accedere quindi agli elementi di un array esattamente come con le liste in Python, però io qua posso lavorare con delle matrici e qua la cosa si aggrava. Con una lista in Python faccio una lista di liste, devo accedere prima alla lista esterna e poi alla lista interna. Un esempio, se io qua avessi una roba di questo tipo, questo oggetto che ho appena scritto fondamentalmente è la cosa più vicina a una matrice che posso fare usando la roba di Python, che però giustamente è una lista di liste. Se io voglio accedere a questo 2 qua, dovrei prima accedere alla prima lista, quindi fare A di 0, e poi dovrei su questo oggetto qua tornare ad accedere in questo caso al secondo elemento. Ora, anche in NumPy posso fare questa cosa, quindi mi genero la mia matrice, che in questo caso, adesso ve la faccio vedere, è fatta così, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voglio il primo elemento, io faccio 0, 0, quindi indice di riga, indice di colonna. Ma posso anche utilizzare direttamente una notazione, diciamo, a coppie. Quindi specifico l'indice di riga e l'indice di colonna direttamente così. E
questo poi avrà dei vantaggi dopo per poter creare delle sintassi molto più compatte. Si evita un giro di quadre che fa spavento. E tra l'altro mi permette anche di fare una porcheria di questo tipo. Tipo, se io dico che il mio indice, se io l'indice per qualche motivo ce l'ho come una tupla, quindi tipo 1-1, in questo caso posso accedere passando direttamente l'indice. Perché in questo caso non è una magia di NumPy, ma NumPy sta sfruttando le potenzialità del linguaggio Python. Se io faccio questa cosa qua, è equivalente a mettere 1-1 qua dentro. 4, che magari di vedere come è fatta la matrice. Appunto, noi vogliamo l'oggetto nella prima riga, nella prima colonna, partendo da 0, 0, 1, 0, 1. Per esempio, quello in seconda colonna, 5, 0, 1, 0, 1, 2. Qua. Il mouse non si vede benissimo. Allora, io prima vi parlavo del discorso delle immagini, per l'appunto. Se io voglio rappresentare un'immagine, uno dei modi che ho è quello di usare un array, per l'appunto. In questo caso creo un'immagine di 10 pixel per 10 pixel, quindi una griglia 10x10, e giustamente ogni pixel avrà 3 valori numerici. La genero randomicamente, generando numeri da 0 a 256, magari gli diamo anche il dtype giusto. Questo blocco qua è per generare un grafico matplotlib. Un attimo. E questo, diciamo, è... Oh no. No. Così basso. Va, adesso lo risolvo. Allora, cosa stiamo vedendo? Io sto generando praticamente randomicamente dei pixel, una terna di valori pixel. Ogni terna chiaramente è generata randomicamente, è un colore randomico. Il computer giustamente mi genera in ogni quadratino il colore corrispondente a quel pixel. È una 10x10, giustamente. Questo è un modo, diciamo, per rappresentare le immagini tramite la libreria matplotlib, che è quella per fare i grafici. Ora, se io adesso accedo all'elemento 00, quindi RGB per l'appunto è questa immagine, l'elemento 00 sarà per l'appunto il primo pixel. La cosa interessante è che quello che butta fuori non è un numero, non è un chissà cosa, ma un array, perché giustamente il pixel 00 non è un numero, ma è una terna di valori. Mi ha spiegato, ha senso quello che ho detto? Se vuole un po' pindarici. Va bene così. Ora. Icing. E l'altra cosa interessante. Quello che voglio introdurre fondamentalmente è il fatto che io posso accedere a questi array, cioè NumPy fornisce tutta una serie di sistemi per poter accedere a questi array e tirare fuori le parti che mi interessano, in maniera tra l'altro estremamente efficiente. Lo slicing è una di queste, che in realtà è una... lo slicing è presente anche con le liste di Python, ma in questo caso sfrutta al massimo la struttura di NumPy. Allora, questa è sempre un'immagine come prima, in questo caso tutto uguale a... sempre un'immagine. Usando la notazione di NumPy io posso accedere, per l'appunto, a il pixel di riga 0, colonna 3, e i due punti mi dicono prendi tutto quello che c'è sulla terza dimensione. Giustamente mi dà, in questo caso, una terna, perché sarebbero i tre valori RGB, in posizione 0,3 nella griglia. Ecco perché prima era impazzito.
Adesso ci dovrebbe essere quell'altro. Ma io a questo punto posso utilizzare anche lo slicing come si fa, adesso, di nuovo, poi io faccio tutti questi esempi, ma se io genero una lista in Python, io posso accedere ai valori della lista indicando gli indici. Io voglio gli elementi da 3 a 5. Quindi gli elementi partendo dall'indice 2 fino in fondo. Per fare questa cosa qua, io posso dire, dare questa notazione qua. I due punti mi dicono dalla partenza alla fine, e che sono la stessa notazione del range, tra l'altro. Infatti fa così. Se voglio fermarmi al quarto elemento, 0, 1, 2, 3. No, scusa, devo metterci il primo che non prendo, quindi 4. Partenza, fine non inclusa, e poi dopo c'è anche l'esempio con lo step, e anche qua posso fare uguale. Io qua ho un'immagine che è una 10x10 pixel di tre dimensioni. Facendo così, io prendo le prime tre righe, prime tre colonne, qui sto prendendo una sottoparte dell'immagine. Andare indietro e farlo vedere meglio. Più chiaro quello che sto facendo. Questa è l'immagine completa. Se io adesso, invece che usare RGB, dicessi RGB prende RGB, quindi prendo solo la matrice 5x5 in alto a sinistra, le immagini vanno però aspetta, qua è a grafico, quindi prendo praticamente questo qua, mi servono gli indici da 0 4 e da 0 a 4, se gli prendimi da 0 a 4, da 0 a 4, sono andato a selezionare praticamente una parte dell'immagine. Quando ad esempio usate la funzione ritaglia in un qualunque programma di fotoritocco, quello che fate è semplicemente selezionare una riga e una colonna dell'immagine e prendere solo la roba all'interno di quella sottomatrice lì. Dettaglio importante, NumPy le operazioni di slicing le fa senza creare un nuovo oggetto. Quindi dopo c'è un esempio che è più significativo, ma quando io faccio uno slicing io non sto creando un nuovo oggetto con dentro gli stessi dati di prima, ma sto proprio accedendo agli stessi dati originali. È un po' come il gioco dei puntatori in C e C++ fondamentalmente. Io sto cedendo la stessa area di memoria dove stavano quei dati nella matrice originale. E se io modifico questo colore qua, lo modifico anche nell'immagine grande. Esattamente. Se invece voglio fare proprio una copia, devo dirglielo esplicitamente usando la funzione punto copy. E in generale, sia NumPy sia Pandas, quasi tutte le operazioni cercano di lavorare in maniera efficiente, quindi funzione per funzione e applicazione per applicazione bisogna capire se quello che si sta usando sta creando una copia dei dati, quindi cioè, dai dati che ho ne creo un nuovo oggetto e ci butto dentro una copia delle informazioni che avevo prima modificata, oppure se in realtà sto utilizzando le vecchie informazioni facendo solamente un riferimento, una view viene chiamata. E lì c'è da stare all'occhio perché adesso in NumPy è quasi tutta una view, tranne quando si fanno certe le operazioni. Se moltiplico per 2, ad esempio, devo creare un nuovo oggetto, a meno che non lo faccio in là. In base a quello che fai, cambia. In Pandas è un attimo andare a sovrascrivere dei dati su cui dopo devo tornare a lavorarci. E quindi trovi dopo che non torna più niente e dici, ma che cosa ho fatto? Ho modificato i dati senza saperlo. Era questo qua l'esempio, secondo me, sì. Esattamente. Allora, qua genero una matrice. Okay? 5x5, tutta di uni. E poi prendo la prima riga, usando gli slicing. Quindi, catturo praticamente per l'appunto la prima riga. Questo qua. Allora, a questo punto, e dice, cioè, fin qua nulla di che. Quindi, questi uni qua erano quelli che c'erano nella prima riga.
Adesso io vado a modificare il secondo elemento della prima riga. Quello che succede è che viene modificato sia l'array sia il valore della matrice originale. Qua c'è un errore. Chi nota qual è, chi è che nota qual è l'errore in quello che ho scritto a livello proprio di sintassi? Esatto, allora lo 0 mi serve per accedere per l'appunto alla prima riga. Però se guardate la matrice, io ho modificato la prima colonna. E per l'appunto lo 0 andava messo nella prima dimensione. E le dimensioni adesso a livello di rappresentativo vanno prima le righe, poi le colonne. Questo è un errore che ho fatto mentre facevo le slide, ho detto adesso lo lascio. Dovrei fare così praticamente. In realtà così, questo lo potrei anche saltare. Così, adesso è giusto. Adesso first row contiene effettivamente la prima riga. Prima ho preso la colonna, esatto. E in base a come utilizzo lo slicing, ottengo una riga, una colonna, una sottomatrice, posso fare varie cose. E lo stesso esempio potrei farlo anche prendendo ad esempio non questa roba qua, ma tipo il primo blocco 2x2. Cosa ho scritto? Che c'è ancora scritto first row, ma è solo il nome della variabile. In questo caso questi quattro qua sono i primi quattro che ho qua. E adesso qua chiaramente però succede una cosa carina in realtà, perché se faccio così sì, c'ha ragione. È diventato ok. Se io posso fare questa cosa qua, cioè dirgli mi butti 25 in tutti i valori. Se lo faccio a secco così, sto solamente salvando 25 dentro la variabile first row e non mi serve a niente. Se io faccio questa cosa qua, che cosa succede? Succede che lui mi ha salvato 25 in tutti i valori. Questi sono degli shortcut fondamentalmente. Non ho bisogno di creare una matrice di 2x2 di 25 per poter scrivere 25, quindi posso dirgli pigliati un 25, poi ci penso lui a salvarlo. Si può fare anche per riga e per colonna, chiaramente caso per caso va valutato. Però ad esempio se io faccio posso anche dargli ad esempio una lista, così. In questo caso, esatto, lui ha cercato di piazzarmi quella lista che gli ho dato in maniera più sensata possibile all'interno di una struttura più complessa. Parlo anche con Matrix addirittura. Poi torno all'esempio originale. Questo non gli piace perché giustamente dico ti sto mettendo un 2x2 in un oggetto 5x5 e lui non sa come tassellarlo. Se però gli dessi una riga di... gli piace, ad esempio. Tra l'altro, notare che giusto per farvi capire che sono gli stessi oggetti, se io come vi ho detto, se modifico quello sotto, modifico la matrice, ma anche il contrario. E sono gli stessi dati. Modificando la matrice ho modificato anche la sottomatrice. Sono viste, sono visualizzazioni. Comunque l'esempio che volevo portare qua, no, era quello del 25, va bene. Ecco. Invece se io volessi, anche mantenendo questa cosa qua, volessi fare in modo che la mia nuova sottomatrice sia indipendente dalla matrice vecchia, perché magari la matrice voglio tenerla lì e poi riutilizzarla in più contesti, in più esperimenti, in più cose, devo usare l'appunto copy. Allora, in questo caso cosa succede? Allineiamo il tutto. Adesso cosa faccio? Torno a creare la matrice di uni. Estraggo la mia sottomatrice. Qua è tutto uguale, ovviamente. Però questa volta ho usato il copy. Cosa vuol dire? Ho creato la vista e poi ne ho creato una copia. Infatti, adesso io vado a modificare la matrice. La matrice modificata, la mia sottomatrice no. Se faccio first row, salvo dentro 5, 3, 10, 13. Esatto. Sono diventati due oggetti che non hanno più niente da che fare uno con l'altro.
Questo è importante perché, soprattutto quando si comincia a usare NumPy, la prima caterva di errori viene di solito da viste utilizzate come copie e viceversa. E, soprattutto magari quando si usa dei Jupyter, perché magari non ti ricordi più quando hai usato l'ultima volta un oggetto, e viene un po' di casino. Va bene. Questo in realtà l'abbiamo già visto, cioè il fatto fondamentalmente che posso usare gli slicing come usando la notazione di range. Adesso qua vediamo cosa viene fuori. Esatto, è l'esempio che ho fatto prima, cioè ho un elenco di valori, posso prendere i valori dal terzo al sesto non compreso. Qua i numeri da 0 a 20, giustamente il terzo elemento è 3, 4, 5, il sesto non lo prendo e da lì in avanti non li voglio più. E posso farlo anche sul più dimensionale, ma l'abbiamo già vista questa cosa qua. In questo caso ho estratto la matrice con gli indici da 0 a 2 a livello di riga, e infatti ho preso da 0 a 2, e le colonne da 1 a 4. Quindi è questa. Le colonne, scusate. Queste tre, ovviamente da 0 a 2, quindi 1, 2, 3 e giustamente 5, 6, 7. L'abbiamo già vista questa cosa qua. E piccola figata sono gli step. Quindi esattamente come in range io posso generare in Python usando la funzione range, posso dirgli dammi i numeri da 0 a 10 di 2 in 2. Ad esempio, posso avere solo i numeri pari, i numeri dispari, oppure andare di 3 in 3, eccetera. E giustamente qua ti dai i numeri 0, 2, 4, 6, 8. In questo caso li sto leggendo da qua, ma non, il punto non è quello. Stampo. In questo caso genero i numeri da 0 a 10, saltandone sempre uno. La stessa cosa posso farla con gli slicing. Inizio, fine, step. In questo caso sono i numeri da 0 a 20 e giustamente ottengo i numeri da 0, scusami, ottengo gli elementi del mio array che contiene i numeri da 0 a 20, dal primo al decimo, di 2 in 2, anche di 3 in 3, 0, 3, 6, 9, posso farlo partire da 1, posso fare un sacco di cose, 1, 4, 7, anche questa cosa qua è utile. Si evita, più che altro NumPy cerca il più possibile di evitare di fare cicli for su cicli for su cicli for per poter gestire quelle quattro operazioni canoniche per gestire i dati fondamentalmente. E lo fa usando al massimo la notazione Python. Vabbè, qua in realtà è semplicemente che si può anche accedere ai dati in maniera tramite delle maschere, ad esempio. Secondo me l'esempio non rende più di tanto, però l'idea qual è? Io qua ho un oggetto, adesso ve lo faccio vedere, l'ennesima matrice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccetera, eccetera, eccetera. E io posso andargli a dire praticamente prendimi fuori gli elementi solo, selezionami gli elementi in base a una matrice di posizioni, cioè, no, il contrario. Tramite la matrice che mi dice posizione per posizione se prendere quell'elemento lì oppure no. Qua vedete che c'è una matrice 4x4 di vero, falso, vero, falso, eccetera, eccetera. In questo caso i falsi sono sulla diagonale, su una delle diagonali non dominanti. Quello che succede è questo. Questa è la matrice, lui ti va a prendere 0, allora qua c'è il falso in questa posizione qua, quindi vedete che mi salta l'1, 0, 2, 3. 4, 5, salta il 6, 7, 8, 9, 10, salta l'11 perché c'è il false, salta il 12 perché c'è il false. Questo è comodo quando si riescono a creare, ci sono delle situazioni dove magari l'informazione su dove si trova la roba arriva da altre fonti, e però devo applicarla alla matrice, quindi ristrutturo la mia informazione su cosa prendere e cosa no, sulla matrice, dico vai di qua, vai di là. E perché è proprio quello che fa. Praticamente lui è come se applicasse una maschera. Quindi lui praticamente tu hai la tua matrice, gli applico sopra una maschera tipo vero trasparente, nero, scusa, vero trasparente, falso è nero. E la tua matrice diventa praticamente bucata dove non serve. Chiaramente a quel punto non è più una matrice, perché hai una matrice bucata, quindi ci sono gli sparsi, ma non è questa la situazione.
e lui prende i tuoi dati e te li rispiana da un'altra parte. Non gliel'ha indicata nessuna parte. Gliela passa come indice. E la passo al posto come se fosse uno slice o un indice. Sì. Ti faccio un esempio forse più comprensibile, ma però ci sta effettivamente. Tipo arrange, che sono i numeri da 0 a 4. Se io gli faccio array di, passo dentro, so, la tupla che forse è più comprensibile, true, false, false, 0, 1, 2, 3, 4, vedi? Praticamente lui elemento per elemento confronta col true o false. Scusami, no, no, ho sbagliato io. È che insomma, la tupla non gli piace. Con un array. Zero, due, tre, quattro. Sì, manca uno. Manca uno. L'ho anche ricontati. Ovviamente lo 0 sì, l'1 no, il 2 sì, il 3 no, il 4 sì. E penso che tra l'altro faccia proprio questo, cioè scorre gli elementi, se passa il match e funziona. In realtà la notazione così non si usa, cioè, ci sono delle situazioni dove hai proprio delle maschere, tipo con le immagini c'è la situazione in cui applichi proprio delle maschere per cancellare dei pixel o applicare delle operazioni. In realtà se c'ho un po' di fortuna. Esatto. Qua, sempre so ad esempio dell'immagine randomica, e non vi fate ingannare dai colori, questa è un'immagine in bianco e nero. Semplicemente è una scala di grigio e viene rappresentata con il colore ti dà l'intensità del grigio, in pratica. Un modo per farlo in grigio, ma non mi ricordavo come si faceva. Se no di poi però sarebbe stata una cosa molto intelligente. Ora, io posso fare questa porcheria. Io posso dire, dove l'immagine ha un'intensità maggiore di 128, circa della metà, gli applico 0. Questo calcolo qua fondamentalmente non fa altro che generare una matrice di booleani, che ti dice vero quando il valore image maggiore di 128 ricrea una nuova matrice delle stesse dimensioni di quella vecchia, dove il valore passa la condizione mette vero, dove non la passa mette falso. Ma a quel punto io ho una matrice di indici che posso giustamente passare come argomento all'array stesso, e in questo caso dico in tutti i posti dove, tanto questo qua è una vista, quindi anche se non ha la stessa dimensione, chi se ne frega. Quindi modifica nell'immagine, nelle posizioni che rispettano questa condizione, e ci metti 0. Di avere fortuna. Ok, questa è la stessa immagine di prima, ma ha scurito tutti i posti dove, che erano sopra una certa soglia, li ha mandati a nero. E facciamo anche proprio il contrario. Image minore 28. Vediamo 255. Qui che tra l'altro era il contrario, scusate. Quindi, nei pixel in cui l'intensità è sotto la soglia intermedia, mandala a 0. Ovviamente ho avuto una fortuna infinita. In questo caso l'immagine è diventata. Esatto. Bianco e nero, esatto. E, tra l'altro, l'algoritmo per passare da un'immagine in scala di grigi a bianco e nero, quindi fondamentalmente a un bit, passa
fa questo. E cambia la soglia di solito, perché non è in base a come configuri il programma uno o l'altro, però questo è l'approccio più stupido. Tutti i valori sopra il grigio, nero, sotto il grigio, bianco. Va bene. Quindi questo esempio è una delle applicazioni. Con Pandas vedremo che questo tipo di sintassi è Dio, cioè è la vita, poter utilizzare questo tipo di sintassi in cui dico modifico dove ho questa proprietà. Vabbè, questo si può praticamente accedere agli elementi scombinando righe e colonne. Praticamente, invece che passargli, gli passo l'array degli indici scombinati e lui me li mette nell'ordine, a farvelo vedere. Solita matrice 4x4, in questo caso gli ho invertito, sarebbero gli indici 0, 1, 2, 3, ho invertito i 2 e l'1. E infatti le colonne, se guardate la colonna 1 e 2 sono state invertite. C'è un modo per poter scambiare le colonne in visualizzazione, praticamente. La prima colonna è rimasta uguale. La seconda colonna è finita in posizione 3 e la seconda è finita, la terza è finita in posizione 2. Per l'appunto, questo qua mi dice praticamente in colonna 0 ci metti dove c'era la colonna 0 ci metti la colonna 0, dove c'era la colonna in posizione 1 ci metti la colonna 2. E avanti così. Sinceramente questa cosa l'ho usata una volta in tutta la mia vita. Qualcuno di voi sa cosa l'ha trasposto nella matrice? In matematica la trasposta è quando prendo una matrice e praticamente scambio righe con le colonne, semplicemente. Si fa con punto T. Quindi per chi deve fare calcolo algebrico questa cosa qua torna utile. In realtà ci sono due funzioni, transpose e swap axis, che però questa l'ho scoperta guardando le slide di Alessandro. E transpose è un po' più potente perché permette proprio di trasporre su più dimensioni. Qualunque cosa questo voglia dire, nel senso che io 10 passa anni che lavoro con ste librerie qua, non mi è mai capitato, a parte una volta per una roba di machine learning che poi ho risolto diversamente. E, può servire se bisogna fare delle operazioni particolari, serve internamente. La trasposta, chi deve lavorare con delle matrici, serve anche perché molti calcoli sfruttano la trasposizione per risolvere sistemi o roba del genere. Semplicemente scambia righe con le colonne. In caso di un'immagine, praticamente mi troverei l'immagine, dipende come è girata, ma mi troverei l'immagine praticamente ruotata, poi ci sarebbe da guardarci a modo, però è ruotato se anche specchiata, non mi ricordo. Dipende dal sistema di riferimento della matrice girata. Ah, perché quando uno modifica gli esempi all'ultimo secondo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ora, che ore sono? Okay. Vado un pochino più veloce. E, diciamo, le ultime cose importanti, NumPy possiede tutta una serie di funzioni per fare i calcoli matematici già pronte. Attenzione. Qua era per fare un po' di esempi, ma è questa qua. E X, come vi dicevo prima, è una sequenza di valori. In questo caso sono 13 punti distribuiti tra meno 3 e 3. La funzione np.square cosa fa? Applica il quadrato a tutti i valori. E giustamente passo da, magari mostro X. Mi piace che non si veda assolutamente niente, cosa sto facendo? Benissimo.
10-11. Roba. Oh, via sta roba qua magari. Quindi, ad esempio, per l'appunto, ho la sequenza dei valori, ho una distribuzione tra 0 e 1, 0, 0, 1, 0, 2, eccetera, eccetera. Se faccio il quadrato punto per punto, ottengo da 0, 1, 0, 0, 1, da, 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 da 1, e poi diventa 1. E considerate che normalmente con le liste dovrei fare un ciclo for. Con le liste dovrei o fare un ciclo for x in lista, x in lista, dovrei fare una nuova lista, oppure oppure lo sovrascrivi, fai x alla seconda, da, 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 da. Qua c'è una funzioncina che fa tutto lui. In realtà, ad esempio, in questo caso, se io faccio, dovrei fare y append lista, dovrei fare y.append, se lo faccio qua, campo y, e 10 per l'appunto tengo 1, 2, 4 fino a 81. O addirittura posso fare anche con x al quadrato for x in range di 9. Questi sono i modi di farlo con Python. In questo caso ho direttamente una funzioncina. Una volta che io ho il mio array di valori a cui applicare l'operazione, faccio così. Ora, power in realtà è un po' una presa in giro, perché posso farlo anche con direttamente con l'operatore. Quindi se io qua faccio di roba, in realtà io qua posso fare anche x alla seconda e funziona, esatto. Ma ad esempio, se io volessi prendo un array tra di valori positivi e negativi e voglio applicare la funzione valore assoluto, quindi per ogni valore, se è positivo lo lascio invariato, se è negativo gli cambio di segno, abbiamo un modo di farlo. Posso fare np.abs x, e adesso non so quanto si capisca da qua, display, e l'appunto ha cambiato di segno dove era negativo. Quindi ho, diciamo, al mio servizio tutta una serie di operazioni, come la funzione valore assoluto, la funzione segno. Anche qua il segno mi dà 1 se il valore è positivo, meno 1 se è negativo, e posso applicare il floor, il sail, quindi quello per fare l'approssimazione, il quadrato, la radice quadrata. Guarda qua, esplode perché ho dei valori negativi, ma infatti mi dice not a number. NumPy gestisce anche situazioni come infinito e indefinito. Io sto utilizzando un oggetto nan o un oggetto inf, e se faccio x diviso 0, per l'appunto lui mi gestisce in parte anche situazioni che normalmente darebbero semplicemente un errore. Quindi ricordo che la divisione per 0 non è definita nell'algebra classica, ma in realtà ha una sorta di valore come infinito. 5 diviso 0, diciamo che tende a infinito, più o meno in base a come ci arrivo. Vabbè. L'ho distrutto. Quindi ci sono tutta una serie di funzioni che si possono utilizzare. E tra cui anche tutte quelle matematiche. Quindi ad esempio seno e coseno matematico, l'arcseno, l'arcoseno, l'esponenziale, il logaritmo, la tangente. E in questo caso, ad esempio, sempre utilizzando Matplotlib per visualizzare il risultato, e io mi genero, in questo caso mi genero una sequenza di valori tra 0 e 6 pi greco, c'è anche un modo veloce per avere il pi greco, e quindi tra 0 e 6 pi greco faccio 10.000 punti sparpagliati lì in mezzo, applico la funzione np.cos di x e ottengo automaticamente i valori corrispondenti ai miei punti x che ho calcolato. Faccio il grafico, per un cazzo, perché riuscito a cliccare senza accorgermene. Bravissimo. Eccolo qua.
Matplotlib vedremo che serve per fare proprio per l'appunto i grafici. In questo caso non fa altro che stampare i punti e agganciarli con delle piccole lineette, quindi non è un grafico. Se adesso questo qua riducessi il numero di punti, lo ridurrò parecchio. Si vede già che in realtà è una sequenza di spezzate, però se metto abbastanza punti non ce ne accorgiamo più. Okay. E quindi praticamente mi dà la possibilità, partendo da una griglia di punti, e la griglia di punti applicare un qualunque operatore matematico e ottengo fondamentalmente il risultato che mi aspetto. Vabbè, le binary function non sono nient'altro che le funzioni che prendono due argomenti invece che uno. La funzione a valore assoluto chiaramente è una funzione che applica un singolo valore. Se è positivo lo lascio uguale, altrimenti faccio così. Se ad esempio l'operazione di somma ho bisogno di due valori, A più B fondamentalmente. Adesso la funzione di somma non è molto significativa perché posso usare il più, però quando uso il più in NumPy fondamentalmente non faccio altro che chiamare quello che chiama anche l'np.add. A volte è meglio avercela esplicita, in questo caso una matrice di uni e una matrice sempre di uni. Questa è una cosa utile in realtà, che l'ho messa qua perché non ce l'avevo da nessun'altra parte. E se io voglio creare, ad esempio, una matrice di zeri dello stesso shape di un'altra matrice, non devo necessariamente prendere l'altra matrice, estrarne lo shape, buttarlo nel one, ma ci sono funzioni tipo once like, gli passo direttamente alla matrice e ci pensa lei. Quindi una matrice ha in realtà un vettore di lunghezza 4 e qua mi ha creato un altro vettore di lunghezza 4. Questo poteva anche essere di 0, chi se ne frega, non cambia niente. Np.add per l'appunto fa la somma tra i due array se sono compatibili. Ovviamente ci sarà un'operazione per tutte le operazioni principali, tipo la diviso, roba del genere. Poi in questo caso sto facendo 0 diviso 1, ma qua è esattamente come fare x1 diviso x2. A meno che, ad esempio, non debba fare operazioni tipo l'elevamento a potenza. L'elevamento a potenza, finché faccio un qualcosa elevato alla seconda, alla terza, non ci sono problemi. Ma già se devo elevare, se devo fare e alla, ad esempio, quindi ad esempio che so, 3 più, in realtà si può fare anche di là. No, anche power posso usare l'operatore in realtà. Era quell'altro caso che non si riusciva. Dopo. Comunque, diciamo l'esempio è questo qua. Cioè, se io ad esempio ho sempre il mio array di x, poi però voglio elevare la potenza rispetto ai valori che decido io, e in realtà questo si può fare anche con x alla y, non cambia niente. C'era un operatore a due argomenti che non aveva un corrispettivo. Non viene, comunque. Riassumendo. E NumPy fornisce tutta una serie di strumenti per effettuare calcoli. In particolare quelli che servono normalmente per fare calcoli matematici, applicare funzioni, eccetera. E se uno vuole fare il grafico di una funzione magari un po' complessa, qua ha degli strumenti. Ad esempio, stupido, voglio il grafico di questa funzione orripilante, 3 per e elevato alla coseno di x, qualunque cosa sia, la struttura è esattamente quella di prima. Creo i miei valori per la x, che di nuovo è un'approssimazione, non è una funzione matematica pura, e poi descrivo quello che è la formula matematica con gli strumenti che ho di NumPy. In questo caso chiaramente applico la potenza, in realtà a questo punto posso farlo anche così, p.e, così è più simile. Ci vuole un po' di fantasia perché bisogna convertire le cose, ma magari c'è niente, sì, che ci sta sempre bene. Allora, cosa fa questa cosa qua? Perché questo nome che non esiste. Parto dalla mia x, lo faccio mangiare alla funzione coseno, e quindi prenderò tutti i valori di x e gli applicherò il coseno. La funzione
L'array risultante, faccio l'operazione di allevamento a potenza, quindi faccio np.e, che è la costante di Eulero, o il numero di Napero in Italia, non so per quale motivo, quindi faccio np.e alla np.coseno di x, e infine il risultato lo moltiplicherò per 3. Otterrò i miei bellissimi valori che saranno orribili. Ah, che bello. Comprensibilissimo. Noi non ce ne frega niente perché quello che voglio è fare un grafico. Appunto, usando le librerie che avevo già aperto prima, io vorrei sapere perché tutte le volte mi fa quel gioco qua. E qua mi ha stampato questa funzione orripilante. Potremmo renderla anche un po' più brutta. Invece del cosino ci mettiamo la tangente, dovrebbe venire una roba più brutta. Infatti esplode. Così è una roba più brutta, ma con la sinusoide ma viene uguale. Ok. Considerate che la possibilità di poter gestire dei calcoli e stampare grafici era l'utilizzo primario per cui ho cominciato a usare NumPy, nel mio caso, come alternativa a MATLAB e Octave quando ero in università. Vabbè. Andiamo un po' veloce. E ecco, questa invece è la parte che mi serve di più per le prossime lezioni. E all'interno di queste funzioni, diciamo, pronte, c'è tutta una serie di utilities per effettuare operazioni che nell'analisi dati, nel machine learning, vengono fatte costantemente. Ad esempio, dato un vettore, una matrice di dati, voglio avere la somma di tutti questi valori. O voglio avere, ad esempio, il valore medio, la deviazione standard. O in alcuni casi voglio il minimo o il massimo in un elenco di valori. L'argmin e l'argmax, che è l'indice dove si trova il valore massimo o minimo. La camsum e la camprod è, diciamo, una somma cumulativa. Questo sarebbe applicato in statistica. Okay. Faccio un esempio di questa roba qua. E array chi sarebbe? Non array. Allora, ad esempio, proviamo a creare un array al volo. Array di, ad esempio, che ne so, vado in una classe e mi scrivo su un foglio la misura delle scarpe di tutti gli studenti. Rinuncio ancora il 45, uno il 43, uno il 37, uno il 40, uno che ne so io, un altro il 38, un altro il 45, un altro il 42. Io a questo punto, ad esempio, posso chiedermi, ad esempio, la somma non mi serve a molto, però ad esempio qual è la misura di scarpe media in questa classe? Lo già pronto qua. Faccio array.min e lui ci pensa lui a elaborarmi il valore medio. Per l'appunto, non è difficile scrivere due righe di codice per calcolare il valore medio, ma è una rottura di cazzo doverlo fare tutte le volte che scrivo del codice. Io qua ho già della roba pronta. Posso fare la standard deviation. E questo fondamentalmente è quanto i dati sono dispersi. Adesso con 7 dati che ho scritto non è che sia molto significativo, però ci sta, ad esempio, perché qua in effetti i valori vanno da 38 a 45, circa 7, la standard deviation è vicina a 3, insomma ha un senso. Poi prendete questa cosa che ho appena detto con le pinze. Vabbè, la min mi dà il valore minimo. Interessante anche l'arg max, ad esempio, che ti dice la posizione dell'elemento massimo, in particolare la prima volta che compare l'elemento di valore massimo, con l'argmin che dovrebbe darmi 38, che è il valore più basso, mi dovrebbe dare 2. Argmin è una di quelle funzioni che alle volte magari sto lavorando fuori dalle librerie scientifiche e è una funzione di quelle che a volte mi manca, quando magari devo risolvere ho dei dati che devo gestire diversamente. E spesso mi tocca reimplementarla con dei cicli for perché non c'è nella libreria standard di Python, senza importare delle librerie matematiche o altro. In MAF non c'è, secondo me, adesso non mi ricordo, ma
E qua fa molto comodo alle volte, perché magari non mi interessa tanto il valore minimo, ma dove si trova dentro in un insieme di valori. La cosa interessante di questa roba qua, tra l'altro, che qua però non c'è, per qualche disgraziato motivo, è che posso farlo anche con le matrici, e in quel caso lì io posso applicare la somma non su tutto, ma su singole righe o singole colonne, o per riga o per colonna. Quindi, la solita matrice maledetta. La solita matrice che abbiamo visto 150.000 volte. Ho sbagliato. No, non mi piace size. Devo fare shape, scusate. Arrange ti genera sempre solo un vettore. Reshape serve per fare il cambio dello shape. In questo caso ho un vettore di lunghezza 9, ho abbastanza punti per creare una 3x3 e quindi posso farla questa operazione qua. Mi serve per, diciamo, far passare un vettore, una matrice in uno shape compatibile. L'importante è che abbia lo stesso numero di valori, diciamo. Infatti mi genera la matrice così. Adesso con 9 non si fa un greco, giusto per darvi un esempio, se faccio con 12 giustamente mi dà errore, mi fa 3, 4, 3. Mi fa una 4 per 3, e qua posso anche fare ad esempio una 2, 6. Non fa altro che ridistribuire i valori nella forma che voglio. A volte torna utile questa cosa qua. E per l'appunto, tenendo questo esempio qua, allora se faccio sum, lui mi fa la somma su tutta la matrice. La guarda come se fosse una sequenza di valori e fa la somma. Ma io posso dirgli, fammi la somma solo sull'asse lungo il primo asse. E giustamente lui mi fa, facendolo su axis 0, in questo caso lo fa per colonna. Non mi ricordo mai. E axis 0 lo fa somma rispetto alla prima dimensione, quella che ne ha 3. Matrice 3x4, se io sommo la prima dimensione, vuol dire che devo sommare per colonne. Controintuitivo, ma ha un senso. Comunque, questo è quello che si ottiene. Vedete, lui ha fatto la somma dei... Se visualizziamo M, lo vediamo. 0, 4, 8, la somma fa 12, 1, 5, 9 fa 15 e avanti così, ha sommato per colonna. Se faccio axis 1, invece lui va a sommare per riga e la dimensione che specifica è quella che sparisce, se non ricordo male, funzionava così. Quella che schiaccia, esatto. Infatti quella che sparisce è la dimensione con tre elementi. È il numero di sono le righe per è il numero di riga. Ok, chiaramente questo posso fare un esempio anche con la media. E questo è interessante perché spesso magari io ho i dati in formato tabulare, quindi una tabella, ma in realtà ogni colonna vive per i cazzi suoi. Quindi magari le righe sono l'unità temporale, e magari ho 10 sensori e questi 10 sensori ogni 3 secondi misurano. E ogni volta mi salvano una riga di misurazioni. Ma mi interessa la media della misurazione per singolo sensore. A quel punto io farò la media per colonna. Oppure voglio avere la media dei sensori a quell'istante temporale, la faccio per righe. Quindi questo, diciamo, è l'utilizzo canonico che si ha di questo tipo di impostazione. Funziona con la media, funziona con lo standard deviation, funziona con tutte quelle operazioni che si possono fare su un array fondamentalmente. Nel caso di un'immagine, io potrei fare ad esempio potrei cercare il pixel medio, quindi dovrei fare la media sulla prima e la seconda dimensione. Poi come questa cosa qua si scriva, dovrei ragionarci un attimo. Dovrei farlo come 5x5x3. 5,5,3, ecco. Adesso mi viene in mente, questo qua ovviamente non si vede, questa
quella che vado a generare adesso è un'immagine. Jupyter è bellissimo, ma ogni tanto lo odi. Io posso passare i dati in questo modo. E ovviamente ha fallito, perché vuole una tupla. E magari la parentesi. Eccolo qua. Adesso, a parte che il valore probabilmente non ha molto senso, ma cosa ho fatto in questo caso? Qua ho generato la mia solita immagine. 5x5, 3 pixel, 3 livelli di colore. Se io a questo punto dico fammi la media, su quali assi? Beh, fa sparire l'asse 0 e l'asse 1. Che sono l'asse 0 e l'asse 1? Sono fondamentalmente le due dimensioni che definiscono la griglia. Quindi l'unica dimensione che mi rimane è quella della profondità, degli spazi colore fondamentalmente. E infatti quello che ottengo alla fine è fondamentalmente il valor medio, è il pixel medio, concettualmente. Quindi questo qua è il valor medio del rosso, del verde e del blu. Rosso, verde, blu, sì. Quindi si hanno anche queste possibilità. Qua si può fare un'operazione del genere con, ti dice se tutti i valori hanno, sono veri o falsi. Vi ricordo che in Python ogni oggetto ha un intrinseco valore vero o falso. Una lista è sempre vera a meno che non sia la lista vuota. Una stringa è sempre vera a meno che non sia la stringa senza caratteri dentro. Zero è falso, tutti gli altri numeri sono vero. E non è falso. E un esempio al volo, ma non ho neanche messo, guarda. E questo qua ti dice se tutta la matrice è vera, quindi ad esempio una matrice composta di tutti i valori sensati tranne uno che è zero, se faccio all e trova un valore falso, e allora ti dice no, non tutti i valori sono veri. Insomma, questo serve per fare delle verifiche. Penso che è troppo tempo. Vabbè, c'è la sort, quindi è possibile ordinare i valori. Per arrivare più avanti, ci sono le operazioni tipo quelle da insiemistica. L'unica che in realtà mi interessa è questa qua, che praticamente gli passo un array e lui mi tira fuori un array che contiene tutti i valori unici di quell'array. Quindi adesso con i float ha poco senso, ma se ad esempio ho con i pixel può essere interessante, perché vado a farmi una lista di tutti i pixel che compaiono. Se un colore compare più volte, unique me lo darà una sola volta. Va un po' tarato, va un po' usato correttamente, però questo è utile spesso. E le altre non le ho mai usate. Non vi metto, cioè non le ho mai usate. Che se hanno sicuramente dei loro scopi. Ora, onde evitare che mi metto a spiegarvi cos'è l'algebra lineare, vi dico solo che c'è tutta una sottolibreria di NumPy, che è l'inalg, che contiene tutto quello che serve per il calcolo dell'algebra lineare. Quindi la risoluzione di sistemi lineari, e quelli del tipo AX uguale a B. Matrice quadrata, no, matrice per array di incognite uguale altro vettore. Per chi sa di cosa sto parlando, è ovvio, per chi non ha idea di cosa sto parlando, ignoratemi. E c'è il calcolo QR, si può fare l'inversa di una matrice, si calcola quello del determinante, ci sono delle funzioni per tirare fuori la diagonale, insomma ci sono varie utilities che per chi deve fare questo tipo di calcoli, diciamo, è tutto pronto. Chi ha usato MATLAB o Octave, queste sono le funzioni che si aspetta di trovare in NumPy per avere un equivalente. MATLAB come linguaggio di programmazione, non per fare i circuiti o altra roba, perché adesso prende tutto. MATLAB per il calcolo, diciamo, matriciale, le funzioni che di solito sono di default su MATLAB si trovano all'interno di questo, diciamo, sottomodulo. Ma non vado oltre, perché immagino che qua dentro di algebra lineare ne sapete poco o niente. Evitiamo. Poi me l'avete già visto usare più volte. NumPy permette di generare numeri casuali fondamentalmente, o meglio pseudo casuali, perché in informatica il caso non è mai abbastanza casuale. Dentro anche qua un sottomodulo chiamato random
ho tutta una serie di utility che permettono di generare non solo numeri casuali come il modulo random di Python, ma proprio array o matrici di numeri casuali. Quindi, ad esempio, la prima genera dei numeri con una distribuzione uniforme, quindi numeri tra 0 e 1 uniformemente distribuiti, e in particolare in questo caso gli posso dare lo shape, quindi non me ne genererà uno solo alla volta, ma me ne genera una matrice di due righe e 1000 colonne, ad esempio. L'ho buttato in una variabile chiamata points, e ad esempio con la funzione scatter di matplotlib posso andarla a visualizzare, virgola perché non si vede più la mazza ormai, eccolo qua, e 2000, perché in questo modo praticamente ogni colonna è un punto, è una coppia di coordinate perché rappresentano un punto. Rappresentando ogni singolo punto nel grafico, come vedete sono tutti belli sparpagliati. Ma non c'è solo la distribuzione uniforme, c'è tutta una serie di distribuzioni, distribuzione gamma, distribuzione normale, che ne so, se si va con gli interi forse c'è anche tipo la... Poi non mi viene. Tipo binomiali, cioè veramente di tutto. E ad esempio, se utilizzo la normale, che è la distribuzione che viene fuori dalla curva campana, per chi l'ha vista questa cosa qua, in questo caso, ad esempio, i punti tendono a essere accumulati intorno a un centro, che in questo caso è in 0,0, sono punti, quindi sono accumulati. Ogni valore che genero è più vicino possibile a 0. La probabilità di trovarlo lontano da zero è bassa, fondamentalmente. Posso fare anche l'istogramma, e se faccio l'istogramma, sarebbe bellissimo questa cosa. Così. A parte lo schifo qua sotto che non... Ah, perché mi fa ancora lo scappo. Allora. Se genero dei punti con distribuzione gaussiana, normale, e ne faccio l'istogramma, ovviamente torno alla gaussiana, quindi la curva campana, quindi non sto dicendo delle puttanate. E anche qua la libreria è comoda, perché soprattutto quando devo generare grossi moli di numeri casuali, questo lo fa in maniera più efficiente possibile, non devo usare dei cicli for, non devo usare dei casini. C'è la gestione dei seed, c'è tutta la roba che ci si aspetta da una libreria di questo tipo. Poi l'ho sempre utilizzata, ma non sono mai entrato nei dettagli di come è implementata, quindi di più non. Qua faccio, allora, avete visto ogni tanto che ho utilizzato dei grafici che saranno fondamentalmente l'argomento della prossima lezione, ovvero matplotlib, e se riesco vi do qualche accenno delle librerie alternative, perché adesso c'è della roba più interessante. Invece la terza lezione sarà, almeno in parte, capitanata da Pandas, che è un altro modo di visualizzare i dati tabulari. NumPy è una tabella di dati tutti uguali, Pandas SNI, e permette di lavorare più su dei dati strutturati a modo di database SQL, quindi righe di dati non omogenei. Ad esempio, la prima colonna magari sono degli interi, la seconda colonna sono dei float, la terza dei float, la quarta sono delle stringhe. E la cosa interessante, ecco, ad esempio, riprendendo ad esempio i vecchi punti dell'esempio precedente, li traspondo in maniera tale di avere 1000 righe da due colonne. Pandas permette di gestire anche i nomi delle colonne, permette di avere tutta una serie di cose in più rispetto a NumPy. In particolare, per l'appunti, potrei anche fare un appunto di questo tipo. Due punti zero. No, proprio non riesco. Di quello che sto dicendo. Zero. Esploso, perfetto. Punto mio. Punto T.
No, sto facendo un lavoro che forse è più complicato di quello che... No, devo farlo in una maniera diversa. Allora, facciamo così. Bene come era prima, ma lo modifico dopo. Allora, così. Allora. Buonanotte. Allora, quello che volevo fare è questo qua. Questo lo chiamo D. Allora, D. Dai, no, eh. Oddio, come si convertiva. Tutte le volte. Stipe, cioè. Stipe int. Dai, dammelo. Place, ok. No, non c'è la stipe, non ce l'ha. Allora lo facciamo alla vecchia maniera. Dubito che gli piaccia sta cosa qua. Pandas è potente, ma la sintassi cioè, non te la ricordi mai. E quello che volevo fare era fare in modo che avesse due colonne diverse, ma e Pandas me lo devo un attimo riguardare, quindi prima della prossima lezione direi che dopo me lo sono rispolverato. E comunque il punto qual è? Che Pandas permette di gestire anche dati in cui le varie colonne hanno tipi di oggetto diversi, potenzialmente anche per riga o giù di lì. Non so se riesco a fare un esempio al volo, ma aggiungere una colonna. In realtà penso di aver finito a sto punto. Esatto. Allora, io qua ho finito il materiale che avevo preparato. Dalla prossima lezione si lavora con Matplotlib e ci sarà un po' più di immagini e meno testo, soprattutto perché NumPy purtroppo è una libreria un po' tecnica e non ha che ci fosse molto da far vedere, diciamo, specifica. Però è la base, da qua si parte. Prossimo giro si lavora con Matplotlib e darò anche qualche riferimento su Bokki e Plotly, che sono librerie sempre per fare i grafici. E magari se riesco a vedere un attimo. Allora, beh, Matplotlib l'avete un po' visto. E è un insieme di tools per poter rappresentare i dati in forma grafica. Quindi tramite grafici a linea, grafici a istogramma, e grafici per punti come la scatter, ma in realtà sono anche più potenti di così. Ci sono alcune librerie moderne tipo Bokki che stanno cambiando un po' il panorama. Ok, devo cercarlo Python. Bokki purtroppo è un po' rognoso da imparare ed è meglio usare degli altri strumenti prima. E qua si fa della robina anche molto bella a livello di grafici. Ad esempio, vediamo se c'è un qualche esempio, un po' l'idea. Ovviamente non le posso aprire. Bellissime queste cose qua. C'era una gallery una volta. E c'ha, ecco, tra l'altro, un grosso vantaggio è integrato anche questo con Jupyter e permette di con delle altre librerie, permette di mettere anche magari gli slider. In modo tale da avere dei grafici anche dinamici. Si fa anche con Matplotlib, ma Matplotlib è una libreria vecchia, concettualmente vecchia. E si sentono, anche se l'hanno un po' alleggerita ultimamente, ma si sente il peso degli anni. Libreria sviluppata anni fa e si litiga ancora oggi. A volte devi andare, per fare delle cose che sembrano banali, devi entrare dentro dei sottomoduli di sistema, cioè un casino. Bokki e Plotly invece hanno il problema che per fare dei grafici dinamici in tempo reale, eccetera, hanno bisogno del JavaScript. Quindi Python funge solo da, diciamo, da server per queste rappresentazioni grafiche e JavaScript si porta dietro tutta una serie di altri problemi. Che io conosca, non c'è un'alternativa a Matplotlib, diciamo,
pura Python realmente competitiva. E, vabbè, però su questo torniamo la prossima volta. Pandas me lo devo riguardare a modo, ma diciamo che sarà l'argomento un po' più importante. Per chi non l'ha mai visto, vi do un assaggio di che cos'è Jupyter. Magari devo aprire qua. E... allora, normalmente Python... sì. Sì. Allora, guarda. Ti apro un terminale proprio, brutale. Allora. La shell, adesso io ho questa qua che uso iPython per avere l'autocompletamento, ma è tutto quello che scrivo qua lo puoi fare anche con la shell normalissima. Allora, chiaramente, come ti ho detto prima, la parte essenziale si vede da qua, sì. Io devo avere le librerie installate. Allora, e su questa cosa qua faremo un evento, io e Zomparelli, in cui parleremo in maniera più approfondita dei virtual environment. Quindi Zompa parlerà del mondo Conda, io parlerò più dei virtual environment di Python, perché e se io installo con pip sul sistema, a parte che se faccio pip install per esempio NumPy, e lui adesso a parte che mi dice che c'è già, però tipo se gli do un PyTorch, che ne so. Esatto, lui qua mi comincia a darmi degli errori perché vabbè, mi dà fastidio per un semplice motivo, perché pip lo sto eseguendo come un utente, ma ad esempio su Linux devi essere un amministratore per poterlo installare. Quindi ad esempio nel mio caso, sul mio sistema, io ho installato NumPy con il suo package manager. Quindi se avete Ubuntu e apt-get, nel mio caso è pacman, e sudo pacman -s python numpy. Adesso giustamente dice che c'è già, quindi io adesso ho sia Python che NumPy installato nel mio sistema. Se siete sotto Windows, Python va installato con il suo pacchetto, sinceramente non mi ricordo. No, ecco, su Windows non dovreste avere grossi problemi perché pip è un ambiente isolato comunque. Con Ubuntu, se uno vuol fare anche solo delle prove, si installa NumPy da apt-get e così via. In realtà sarebbe sempre meglio utilizzare, diciamo, un ambiente isolato, perché soprattutto se comincio a farci dei progetti, comincio a installare magari una versione di NumPy, però poi ne ho bisogno di un'altra per un altro progetto, vado a sporcare il sistema, ci sono delle librerie di sistema che usano NumPy. A me è capitato, non con un'altra libreria, che io avevo una versione di... il mio sistema aveva installato una versione, ma pip me ne aveva installato un'altra. Quindi quando eseguivo, c'era un programma che quando lo eseguivo come utente, quindi non lo eseguivo dal sistema come utente, lui andava a pescare quello che avevo installato con pip, delirio. Quindi è sempre meglio installare le librerie Python. No, quello lo fai con Conda o con un virtualenv. E Conda, diciamo, ecco, Conda c'ha il vantaggio, oltre ad essere un package manager per Python, che ti crea un ambiente isolato. Lui c'ha una sua cartella dove ci butta dentro tutto. Poi vuoi fare un altro ambiente con degli altri pacchetti, con altre versioni, ti fa un'altra cartella con tutta la sua roba, che tu non vedi neanche. E infatti, se torno nelle slide, poi ripeto, vogliamo proprio fare un evento apposta per su quella cosa lì, proprio perché la parte, come gestire i progetti Python è un dramma per tutti. E era all'inizio qua. Io qua, quando ho fatto... io qua, l'esempio con pip è semplice, solo in base all'ambiente che hai, te lo installi e va bene. Ma se con Anaconda qua i comandi sono diversi. Lì, aprirlo. In questo caso, come vi dice, della roba in più, cioè Conda create meno name science, ad esempio, crea questo ambiente isolato e gli dà un nome science. Per attivarlo c'è un comando apposta, Conda è un comando che lanci da riga di comando, dalla shell. E poi all'interno quando sei dentro il tuo ambiente isolato, gli puoi installare i pacchetti. Quindi puoi installare NumPy, Pandas, puoi anche usare pip dentro Conda. Cioè, non è un problema quello. E
Una volta fatto questo, che però ripeto dipende tanto dalla propria configurazione, e... dopo, una volta che io ho installato il mio pacchetto nel mio ambiente, e... ma ripeto, se vuoi fare delle prove ti installi, magari ce l'hai anche già installato, perché ci sono tanti programmi che sotto usano NumPy. Adesso poi io ho delle esigenze particolari, quindi per me è più facile che io abbia questi pacchetti già installati, però c'è stato un computer che me l'ho trovato già installato, e ho detto, che diavolo c'è che lo uso? E dopo, una volta che uno entra dentro, ce l'hai e fai l'import della libreria e sei a posto. E... se ci sono dei problemi mi... altrimenti io poi la prossima volta posso farvi vedere i comandi per creare un virtual environment. Questo, anzi, volendo posso fartelo vedere al volo anche adesso, e Python ha questa bellissima cosa chiamata zoom niente, ok, e qui vado in cd projects, li butto qua, c'è di tutto, mkdir prova corso, prova corso, okay, la cartella è vuota. Se io faccio Python meno m vmv e poi gli do il nome di una cartella tipo punto vmv, lui qua fa, quando finisce di caricare, lui adesso ha creato un ambiente Python isolato. Quando c'è da installare niente, quando è da installare, quando c'è da installare niente, vmv è già dentro al standard library. Dentro vmv praticamente .vmv barra bin barra Python, io ho un Python che però vive dentro questa cartella. Quindi nel momento in cui io ad esempio qua faccio, devo fare source.vmv eccolo qua, c'è una funzione activate che ti fa in modo che all'interno di questa shell tu lavori solo con quel Python lì. Adesso se io faccio pip install NumPy, sto usando quello che ho sul sistema ma non ce ne frega niente, ecco, io adesso ho un sistema, io adesso se io lancio il mio Python, allora considera che sul mio sistema c'è installato tutto, c'è matplotlib, c'è tutto quanto, NumPy ce l'ha. Ad esempio matplotlib che ce l'ho sul mio sistema ma non l'ho installato in questo virtual environment, mi si è creato un piccolo sistema Python isolato. E in questo modo cosa succede? Che quando tu fai le tue prove qua dentro, installi tutto qua dentro, mi raccomando l'activate è importante, magari prima della prossima lezione faccio uno specchiettino con questi comandi qua, così lo vedete a modo. Poi in qualche modo sulle slide non so come, ho dei problemi a condividerle, ma troverò un modo per darvi almeno le parti essenziali. E il bello del punto vmv è che il giorno in cui ti stanchi di avere quel virtual environment, bruci la cartella e non succede niente. Quindi indietro rm meno r prova corso. No, l'ho disattivato, quindi lui è ancora in memoria, probabilmente. Però, in teoria, non c'è più. La cartella non c'è più. Quindi se faccio Python, cosa succede? Però ci va dentro lo stesso. Però, dura poco, però appena chiudo la shell non c'è più. Non ci riesco più ad accedere. Sì. E in realtà con VM non mi ricordo se c'è il deactivate. Devi chiamarlo dalla cartella, perché in realtà io nei miei progetti di solito ho un makefile e lancio tutto da lì, quindi non uso quasi l'activate, io non lo uso quasi mai per come mi sono impostato io, oppure c'ho, di solito uso PyCharm, e PyCharm gli devo selezionare l'interprete, quindi ci pensa lui, però l'activate di sicuro. Forse era virtualenv che non aveva il deactivate. Ho avuto un periodo che non avevo il deactivate. Lo vediamo al volo. Python meno m vmv.
quanto vuoi. Ci mette poi così tanto? Non lo so. Activate ce l'abbiamo. Se faccio deactivate, non ce l'ho qua. Ah, beh, devo fare il source, però non c'è comunque lo script. Meno che non lo genera lui. Sì, lo genera lui. Ok. Genera un comando lui. Detto, non usandolo non ero sicuro. Io ho finito. Spero di non avervi fatto dormire troppo. Adesso se riesco a stoppare. Se c'è qualche domanda anche dalla chat, poi tutto fermo. Intanto.